In collegamento. Buongiorno. Posso dare a lei la parola? Bene, Certo, buongiorno. grazie, prego. Allora, innanzitutto grazie dell'invito. Io sono Simone Graziano e sono qui con Federico Toso e Alberto Butturini a nome del Forum Arte e Spettacolo. Dunque, negli ultimi 7 anni il mondo del jazz ha visto la nascita di un forte movimento associazionistico che ha portato nel 2018 alla costituzione della Federazione Nazionale Il Jazz Italiano, presieduta da Paolo Fresu, che ingloba oggi al suo interno 6 associazioni di categoria in rappresentanza di musicisti, promoters, jazz club, formazione scuola, etichette discografiche e fotografi. Il Forum Arte e Spettacolo nasce il 27 marzo di quest'anno, a seguito della petizione, ve le suoniamo, voluta da Paolo Fresu, presidente della Federazione Nazionale Jazz Italiano, Adamo Montellanico, che è il presidente Jazz va a scuola, ed io, Simone Graziano, che sono presidente dell'Associazione Nazionale Musicisti di Jazz. La petizione è nata al fine di mostrare l'assoluta mancanza di tutele e l'assenza di un riconoscimento del variegato mondo dei lavoratori dello spettacolo dal vivo. Ha raccolto circa 65.000 firme. È stata lanciata sia a nome personale che a nome delle realtà che afferiscono alla Federazione Nazionale Jazz Italiano. Sulla base del successo che abbiamo ottenuto, si è provato a condividere le nostre istanze con il maggior numero possibile di rappresentanti e lavoratori dello spettacolo, affinché aumentassero le voci plurali delle nostre richieste. Ecco la successiva convocazione della cooperativa Doc Servizi, la Fondazione Centro Studi Doc, l'Associazione Note Legali, SLC-CGIL, oltre all'avvocato Gianni Tagliatela. In seguito, c'è stata la creazione del CAM, ovvero del coordinamento dell'Associazione dei Musicisti, che include oggi circa 40 associazioni italiane di artisti afferenti ai vari mondi musicali, dal jazz alla classica, alla musica di strada, al liscio, ai cantanti lirici, al pop e a tanti altri. Il Forum Arte e Spettacolo accoglie oggi al suo interno oltre 60 soggetti in rappresentanza di tutti i comparti e i linguaggi artistici dello spettacolo, tra associazioni, privati, assessori delle città metropolitane, tra cui Roma, Milano, Bologna e Firenze. Il FAS ha dato vita ad un manifesto molto importante, che racchiude il senso profondo di questa realtà, ovvero il cercare di rispettare e conoscere la pluralità delle voci che compongono lo sfaccettato mondo dello spettacolo, cercando di dare unitarietà e forza alle differenti richieste. Siamo ben consci delle difficoltà, del compito che ci siamo dati, ma anche consapevoli che se vogliamo davvero il rispetto dell'hashtag Nessuno Escluso, il lavoro da fare è e sarà tantissimo e potrà essere realizzato solo tramite un dialogo forte e continuativo con le istituzioni. Vi ringrazio per il tempo dedicatoci e quindi do la parola a Federico Toso. Allora, grazie a Simone.